bambini, ciao a tutti! Sono qui di nuovo con voi per la realizzazione di un nuovo lavoretto dedicato al Natale. Bambini, in realtà il lavoretto che sto per andare a realizzare qui con voi in questo tutorial episodio 20 sarà questa appunto ghirlanda bellissima dedicata, come ho detto, al Natale. Però in realtà, bambini, è una ghirlanda che mi è venuta di realizzare in questo modo pensando ad un'opera in particolare di Pino Pascali. Quest'opera in particolare sono proprio i bachi da setola di Pino Pascali. Non so se ricordate, bambini, i bachi da setola sono quei grandissimi serpentoni, possiamo dire così, realizzati da Pino Pascali intorno al 1968, realizzati con questi scovoloni trovati dentro casa, questi scovoloni che servivano proprio per pulire i termosifoni o per pulire anche i pavimenti, che adesso sono stati sostituiti con i nostri mocio. Quindi, bambini, pensando all'opera di Pino Pascali, a questi bellissimi e grandi bachi da setola, che hanno poi tra l'altro anche questi colori veramente molto belli e molto luminosi, il verde era un colore, appunto, è un colore dei bachi da setola, e quindi ho detto perché no. Pensando al baco da setola, ho pensato subito al modo, appunto, diciamo così, tondeggiante, e quindi mi è venuta in mente subito una ghirlanda di Natale. Adesso, bambini, giusto dato che siamo appunto in tema, vi faccio vedere un attimo un'immagine dei bachi da setola di Pino Pascali, che sono proprio questi qui, i 5 bachi da setola che noi tra l'altro abbiamo anche in fondazione. Quindi, bambini, colgo anche l'occasione per chiedervi poi più là, ovviamente quando si potrà, di venire a vedere questi 5 bachi da setola nella nostra fondazione. Ok, allora, bambini, per realizzare questo lavoretto abbiamo bisogno principalmente di un cartoncino verde. Ecco, come dimensioni abbiamo la lunghezza di 30 cm e l'altezza di 40 cm. Quindi, una volta ritagliato questo cartoncino verde, possiamo cominciare. Abbiamo bisogno di una grande riga e di una matita. Per prima cosa dobbiamo realizzare dei margini. Dei margini sono di dimensione di 2 cm. E adesso ve li faccio vedere perché li faccio qui con voi. Allora, in questo modo, partendo da sopra, calcoliamo 2 cm, ecco, così, da una parte e poi anche dall'altra, e dobbiamo tracciare una linea. Ok, adesso dall'altro lato, sempre 2 cm e poi sotto. Adesso facciamo una linea. Ok. Poi passiamo alla parte di sotto, sempre 2 cm. Ok, e poi gli ultimi da questo lato. Ok, dobbiamo congiungere i punti. Ok, bambini, teoricamente sarà come un foglio dei vostri quaderni, quindi con i margini. Ok, una volta realizzati questi 4 margini, dobbiamo tracciare all'interno del nostro cartoncino dobbiamo tracciare sempre delle linee, però si alternano come dimensione, 1,5 cm e poi 2 cm. Vi faccio vedere. Guardate, partendo qui dal margine, 1,5 cm. Ecco, e poi subito 2 cm per farvi vedere un attimo. Adesso sotto stesso 1,5 cm e poi 2 cm. E dobbiamo congiungere i due punti, quindi con una linea congiungiamo i due punti. Perfetto, in questo modo. E qua lo stesso.
adesso di nuovo 1,5 cm e anche da sotto, e poi 2 cm. Ok. Congiungiamo e congiungiamo. E bambini, così vi faccio vedere via dicendo fino ad arrivare alla fine del nostro cartoncino. Quindi 1,5 cm, 2 cm, 1,5 cm, 2 cm, fino ad arrivare alla parte finale. Questa parte qui sarà il corpo, diciamo, della nostra ghirlanda, ghirlanda a baco da setola, possiamo dire, okay, stile baco da setola. Ok, quindi una volta tracciato su queste linee su tutto il nostro cartoncino, dobbiamo arrivare alla parte quella un po' più particolare, un po' più complicata, un po' più impegnativa, diciamo così. Dobbiamo prendere un taglierino o delle forbici, quello che avete ovviamente voi in casa, e dobbiamo aprire tutti questi, diciamo, guardate bambini, tutte queste linee diventeranno tipo finestrelle. Quindi ritagliare tutte le linee che avete tracciato in questo modo. A me mancano qui alcune, come potete vedere, e le faccio qui con voi. Mettete qualcosa sotto e le taglio qui con voi. Ok. Sì, aprono. Perfetto. Quindi le apriamo tutte. Perfetto. Guardate bambini, questo sarà il lavoro, questo è il lavoro, diciamo, completo. Quindi una volta tracciate tutte le linee potete aprirle, magari vi fate aiutare un po' se utilizzate il taglierino, e una volta ritagliate tutte dobbiamo chiudere la nostra ghirlanda. In che modo? In questo modo, piegando il nostro cartoncino su se stesso, così, prendendo una spillatrice o una colla stick, e dobbiamo chiudere i due margini che abbiamo realizzato all'inizio, in questo modo, prendendo la spillatrice. Possiamo fissarla okay. Fissatela bene. Guardate bambini, diventa proprio un bacco da setola, un gigantesco bacco da setola. Ok, allora fissatelo bene. Io li metto un'altra. Ok, ok. Così evitiamo che si possa staccare. Ok. Perfetto. Una volta fissata, il nostro baco lo dobbiamo girare in questo modo, far ruotare intorno a se stesso. Ok,
e fissarlo subito, fissare subito le due estremità, quindi da una parte all'altra, sempre se avete la spillatrice, altrimenti anche con la colla va bene. Ok, in questo modo io la sistemo un po'. Ok, adesso una volta chiusa la nostra ghirlanda, nostro baco chiuso a ghirlanda, possiamo realizzare queste decorazioni. Per quanto riguarda le decorazioni, abbiamo bisogno semplicemente, come potete vedere nell'altra mia precedente che ho fatto, abbiamo bisogno semplicemente di un cartoncino rosso, quindi dove possiamo realizzare queste bacche rosse da poter incollare sulla nostra ghirlanda, e anche un grande fiocco o magari anche delle stelle. Ora vediamo un po', magari possiamo anche farla diversa. Quindi prendiamo un cartoncino rosso e realizzo delle stelle. Ok. Adesso le ritaglio. In questo modo. Una stellina pronta. Prendo la colla stick e la incollo da qualche parte. Guardate. Ora taglio un'altra stellina. E possiamo attaccarla. Ok. Bambini, con voi, oltre queste decorazioni a forma di stelle, voglio realizzare anche un piccolo baco da incollare sulla nostra ghirlanda. Ok. Ultima stellina. Ok. Ok. Adesso possiamo fare delle bacche. Ritagliamo dei piccoli tondi. Incolliamo, guardate, in questo modo. Un'altra qui. Un'altra qui. Quindi possiamo decorare la nostra ghirlanda come vogliamo.
adesso, come ho fatto appunto in precedenza, ho realizzato questo grande fiocco. Possiamo realizzare anche un fiocco, sempre col cartoncino rosso. Io lo preparo qui, in questo modo. Ok. Guardate. Lo ritagliamo. In questo modo. Ok. Perfetto. E adesso le incolliamo. Da una parte che preferite, io lo incollo qui. Sempre con la colla stick. Ok. In questo modo. Guardate, già sta prendendo forma la nostra ghirlanda. Realizzo altre piccole bacche e poi realizzo un piccolo baco da setola con il cartoncino verde. Guardate, infine bambine, io ho trovato una coccardina a casa e la incollo qui nella parte centrale della nostra ghirlanda. Ovviamente bambini, potete decorare la vostra ghirlanda come preferite, come vi piace. Io vi do ovviamente degli spunti. E la metto proprio qui al centro. Ecco. Perfetto. Adesso prendo un pezzettino di cartoncino verde. E realizzo il mio piccolo baco prendendo il pennarello verde, pennarello blu e il pennarello rosso. Ok. Faccio quello verde e rosso. Guardate bambini e vi scrivo qui sopra baco da setola
diventa una decorazione per la nostra ghirlanda. Ok, allora bambini, adesso arriva l'ultima parte, quindi la parte finale. Abbiamo bisogno di un nastrino per poter appunto appendere la nostra ghirlanda, di un nastrino o di un pezzettino, guardate, come questo tipo di lana, o di un filo di cotone o un nastro. Quindi qualsiasi cosa voi abbiate, io utilizzo questo filo di lana che ho trovato qui a casa. Lo piego in due, lo metto qui sotto il fiocco. Sempre con la spillatrice lo spillo. Ok, bambini, la nostra ghirlanda è terminata, il nostro lavoro è finito, spero vi sia piaciuto, quindi la nostra ghirlanda stile baco da setola, spero vi piaccia, spero di poter vedere le vostre ghirlande realizzate, spero di poter vedere anche il vostro bachetto incollato sulla nostra ghirlanda, quindi potete scegliere il baco con i colori che vi piace di più e spero di vedere le vostre foto. Un bacio grande bambini, grazie mille, ci vediamo prossimamente. Ciao!